La nuova vita di Lautaro, il che ci mette la faccia. In casa Inter qualcosa sta cambiando. Non nei risultati in trasferta, che rimangono deludenti da inizio stagione, ma negli equilibri dello spogliatoio. Anzi, qualcosa è già cambiato da qualche settimana e a Bologna è arrivata la conferma, il leader di questo gruppo, che ha alzato la Supercoppa Italia, ha vinto l'andata degli ottavi di Champions ed è arrivato in semifinale di Coppa Italia. Ma proprio non riesce ad avere un passo decente in campionato, e Lautaro Martinez, non il vecchio Samir Handanovic, che nel corso di questi anni, dal 2012 in poi, tante volte ha dovuto giustificare prestazioni negative davanti alle telecamere. Non Danilo D'Ambrosio, che ormai gioca troppo poco per svolgere un ruolo più che da guida dei compagni all'interno dello spogliatoio, non sul campo e in pubblico. Non Marcelo Brozovic, che avrebbe lo status, una finale mondiale giocata nel 2018. Una semifinale nel 2022 più tutti i trofei con l'Inter, e le presenze con la maglia nerazzurra, né a meno solo di Handanovic. Ma evidentemente non ha il carattere e la predisposizione per farsi ascoltare dai compagni. Lautaro invece è un leader naturale che è stato al suo posto nello spogliatoio fino a che c'era qualcuno che parlava. Per l'educazione e il rispetto che ha dentro, negli scorsi mesi non ha mai fatto sentire la sua voce. Mentre adesso che la situazione è cambiata, sia dentro sia fuori dall'Inter, parla. E come? Martinez in Qatar con la selezione ha alzato al cielo la Coppa del Mondo e lui, pur non avendo mai segnato, ha trasformato nella serie finale dei quarti il rigore che ha eliminato l'Olanda, prima di partecipare attivamente alla rete del 3-2 di Messi in finale. Quando è tornato alla Pinatina, con un mondiale vinto, aveva addosso una convinzione nei suoi mezzi che prima non aveva. All'apparenza possono sembrare dettagli, ma i calciatori li avvertono e li rispettano. Chi conosceva Lauti da quando è arrivato a Milano nell'estate 2018, adesso vede in lui un giocatore e una persona completamente diversa. Non più un ragazzo che poteva diventare un campione, come succedeva 5 anni fa, ma un grande attaccante che ha già vinto e vincerà ancora molto, oltre che un leader. Con Handanovic ed Ambrosio fuori dalla formazione titolare, il capitano della squadra è Brozovic. È arrivato prima di Lautaro alla Pinatina e ha anche all'attivo un numero maggiore di presenze. Su questo aspetto niente rivoluzioni di metà stagione, la fascia sarà sul braccio del croato quando andrà in campo. Davanti ai microfoni, invece, toccherà sempre all'argentino dire certe cose, perché è più bravo del compagno croato a metterci la faccia, ad ascoltare e a farsi ascoltare, a esprimere certi concetti con i toni giusti. Non aspettatevi però che i ruoli si invertano neppure dentro lo spogliatoio, Lautaro parlerà anche lì perché il suo modo di farlo piace, forse più di quello di Brozovic. Fa parte del carattere e del modo di approcciarsi agli altri. Non è una critica nei confronti di Marcelo, ma una semplice constatazione. Alcuni riescono a farsi capire meglio di altri. Brozovic è più uno che parla con i fatti, con le corse per la squadra, con i palloni recuperati. Nel chiuso dello spogliatoio, durante una situazione in cui, come adesso, c'è da dare una svolta visto il rendimento deficitario in trasferta e il meno 18 in classifica sul Napoli. Però, servono parole calibrate e giuste. Quelle di Handanovic, di D'Ambrosio e di Lautaro. Ieri Martinez non ha detto niente di epocale nel post partita di Bologna, sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi che ci supportano sempre e sono tanti. Abbiamo giocato malissimo, queste prestazioni non servono a niente e sono deluso come tutti, il maltempo c'era anche per gli altri. Ma il Bologna ha giocato una grande partita e ci è stato superiori. Questo deve essere un allarme. Dobbiamo compattarci e cambiare subito, essere più squadra, alzare il livello in allenamento perché quello fa alzare il livello a tutta la squadra e, soprattutto, avere più continuità. Se giochiamo così non andiamo da nessuna parte. Serve pedalare. Quello che sto dicendo qui l'ho già detto ai miei compagni. Alzare il livello in allenamento è un'espressione forte, vuol dire che la squadra non lavora abbastanza, difficile pensarlo visti i dati dei chilometri percorsi poi durante le partite, o che non tutti lo fanno nel modo giusto. Come se ci fosse un Inter dei titolari, di quelli che sanno di essere sempre chiamati in causa.
che spinge durante la settimana, e un'altra Inter, quella delle riserve che vengono chiamate in causa non frequentemente. Che viaggia con il freno a mano tirato. Con un duplice effetto negativo, non sono pronte quando vengono chiamate in causa e abbassano l'intensità delle sedute. È solo un'interpretazione sbagliata delle parole dell'argentino? Forse sì o forse no. E le scelte di Inzaghi finora hanno confermato che c'è un gruppo di elementi che il tecnico ha gettato nella mischia solo in circostanze particolari. Quando non poteva farne a meno. Perché chiaramente si fida più di altri. L'allenamento. Dunque, ma non solo. Dobbiamo compattarci, sono altre parole pronunciate dal ragazzo di Bahia Blanca che fanno riflettere. Perché è una squadra che ha battuto due volte il Milan in un mese, ha inflitto l'unica sconfitta in Serie A al Napoli e ha superato il Porto nell'andata degli ottavi di Champions, dovrebbe compattarsi? Forse perché all'interno dello spogliatoio il caso Skriniar ha lasciato degli strascichi. Forse perché le voci di mercato, passate e future, hanno distratto qualcuno. O forse perché, come succede in quasi tutti gli spogliatoi, ci sono calciatori che vanno più d'accordo con uni e meno con altri. Questo però è il momento della stagione in cui le differenze vanno eliminate. Perché l'Inter si sta giocando. Oltre all'accesso ai quarti di Champions, anche la Coppa Italia e la qualificazione alla Champions 2023-24, ovvero almeno oltre 70 milioni che finiranno, o no, nelle casse del club. Lautaro, che ormai l'Inter la conosce bene e che a questa società è legato, ha fatto sentire la sua voce. Non è capitan presente, perché la fascia spetta a Brozovic, ma sarà sicuramente capitan futuro prossimo. E lo merita sia per come gioca sia per come parla.